Buonasera e benvenuti alla TG Nord. Nella Lega per la prima volta c'è l'elezione diretta del segretario, questa è la cosa importante, chiunque vinca sarà eletto dalla base della Lega, così il segretario federale del Carroccio Roberto Maroni, che si chiede anche perché quattro candidati del PD sono segno di dibattito, di vivacità e di democrazia interna, mentre quattro candidati nella Lega la spaccano. Andiamo dunque a sentire su questo argomento Maroni e a seguire anche il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini. 22.000 militanti che eleggeranno il segretario. Io sono felice di questo. Chiunque vincerà, io spero che vinca Salvini, ma chiunque vincerà sarà per la prima volta il segretario eletto dal popolo leghista. Chi perderà si dovrà rassegnare perché il popolo della Lega ha scelto. Poi in campagna elettorale ogni candidato dice quello che vuole, benissimo, si attacca il segretario uscente, mi sta bene per l'amor di Dio, non c'è problema, non serbo rancore, sono amico di tutti. Non credo che attaccare il segretario uscente, cioè il sottoscritto, serva ad avere più voti tra i militanti della Lega, però non è un problema mio. Nel caso in cui Bossi dovesse perdere? Secondo lei non lascerebbe la Lega? No, non lo so, non mi interessa. Mi interessa sapere chi vince e quali idee ha in mente per il futuro della Lega. Ultima cosa sul PDL. Lei si tra domani e dopo ho sentito dire che saranno prese decisioni finali. Io in questi giorni ho avuto modo di parlare un po' con tutti, ho parlato con Berlusconi, ho parlato con Alfano, ho parlato con altri dirigenti del PDL, mi sono fatto una mia idea che tengo per me e vedremo se sarà confermata sabato al Consiglio nazionale. Sono molto interessato a capire quello che succede, perché non è irrilevante neanche per noi, per la Lega e per me, qui in Lombardia, in Piemonte e in Veneto, capire se ci sarà un partito, due partiti, che cosa succederà dentro lì. Non è irrilevante, però non dipende da me, quindi attendo di sapere sabato che cosa succederà e poi ci regoleremo di conseguenza. Qualunque militante della Lega, candidato o non candidato, che attacca qualcuno dentro la Lega, sbaglia, non serve, fa perdere tempo e fa brutta figura. È un bel congresso con tanti candidati, sulle proposte, io mi confronterò sull'euro, sull'Europa, sul lavoro, sulle alleanze future, sull'indipendentismo, sul referendum veneto, non su beghe interne e questioni interne, quindi da qui a metà dicembre non commenterò nessuna dichiarazione di altri che non sia propositiva e che non guardi avanti, quindi gli attacchi di Bossi non mi toccano. Senti, a proposito di alleanze future, c'è un PDL con cui potresti dialogare più favorevolmente, visto che si parla di una spaccatura, di un'evoluzione? Sicuramente non quello dei Falchetti, quantomeno per come sono vestiti. Vediamo cosa sarà del PDL. PDL della Lombardia, quello dei comuni e quello della regione, è un partito con cui si lavora bene. I tanti sindaci, i tanti assessori, quando non si romanizzano, sono gente con cui si lavora bene. Per le amministrative abbiamo già dato libertà di scelta a tutti i nostri territori, quindi a Cremona non ci sarà nessuna alleanza col PDL e la Lega andrà da sola con le liste civiche, a Pavia invece dove si governa bene l'alleanza si riproporrà, quindi a livello locale siamo un movimento autonomista e ognuno fa quello che vuole con chi vuole. A livello nazionale ad oggi ti direi che non è possibile nessun dialogo con chi ha sostenuto i due governi peggiori del dopoguerra. Poi se verrà fuori qualcosa di diverso, che non sia il vecchio, ci ragioneremo, però non è un dibattito che mi appassiona. Invece a livello europeo ci sono dei movimenti, per esempio a Le Pen europeo, che ha incontrato gli olandesi per fare un cartello dei no euro. A livello europeo stiamo lavorando perché il congresso della Lega parli anche di questo e abbia come ospiti alcune di queste persone. Tipo i brutti e cattivi, Marine Le Pen, Geert Wilders, gli austriaci, tanto chiunque parli male dell'Europa delle banche è brutto e cattivo, e quindi tanto siamo brutti e cattivi anche noi, e quindi proviamo a limitare l'immigrazione, allo strapotere delle banche, ridiscutiamo una moneta che ci sta massacrando, quindi
chiunque sia su questo piano è nostro amico e nostro alleato. Ecco, l'ipotesi magari di un cartello appunto elettorale per le europee è possibile? Perché no? Perché no? Noi siamo un movimento indipendentista, quindi il primo riferimento sono i movimenti indipendentisti, che però purtroppo in Parlamento europeo sono frazionati un po' a destra, un po' a sinistra, un po' al centro, un po' sopra, un po' sotto. Se c'è qualcuno che condivide le tematiche europee, quindi il no alle banche, il no alla finanza, il no all'immigrazione, il no all'estremismo islamico e pensa a un'Europa diversa, perché no? Io mi ci allevo anche domani mattina.